eccitazione da 10 MHz a 5 GHz di questo traslatore con un amplificatore. Qui è 2 GHz, evidentemente la demodulazione a queste frequenze non può avvenire nei semiconduttori, ma è il vettore di pointing che è unidirezionale. In questo caso il vettore di ponti modifica la permeabilità dell'etere che viene moltiplicato per il mu